tutti, oggi sono qui con la mia fan Francesca. Ciao. Che è stata bravissima, ha ballato con me pane e burro e l'ha fatto in modo fenomenale, quindi ha vinto una sfida con me. E oggi che sfida faremo? Andremo nei negozi e bendate, faremo shopping e chi spenderà di più perderà e chi perde paga tutto il conto. Tanto ti batterò. Non penso proprio, non mi batterai. Bene, partiamo? Let's go! Partiamo, mettiamoci la benda e prendiamo i carrelli. Ok, sono qui. Bene, separiamoci. Aspetta. Allora, io vado di qua. Ok. Allora. Questo è un peluche. Dove siete, ragazzi? Qui. Cameraman, sei qui. Ok. Bene. Peluche. Top. Aiuto. Vediamo qui. Questa è una borraccia, ragazzi. Una borraccia mi può servire a casa, quindi lo prendo. Dove è qui? Il carrello. Ok, siamo a due cose. Questo che cos'è? È una penna? Penna? Top. Mi serve anche la penna per scuola. Aiuto, aiuto. Io lo pensavo fosse molto più semplice come cosa da fare. Vediamo cosa posso trovare. Sento cosa c'è. Ok, questa penso sia una candela. Attenta qui che c'è roba di vetro e facciamo danni. Vetro, ceramica. Dei fiori. Penso sia un vaso. Proviamo. Questa si fuma. Fuma di rosa. Proviamo. Oh. Attenta. Ceramica. Buon profumo. Piano, piano qui, attenta. Oddio, un animale. Cosa sarà? Piano. Andiamolo. Allora. Questo che cos'è? Scovolino per il bagno? Questo mi serve perché sembra carino, è carino? Cameraman è carino? Yeah! Bene, devo battere assolutamente la mia panna. Io direi anche basta. Io non so più dove sto andando. Allora, vediamo che cosa c'è. Questo è un peluche! È gigante? È colorato? Mm-hmm. Ok, bene, lo prendo, assolutamente sì. E poi qualcosa c'è? È qualcosa... sento caldo. Perché sento caldo? Questo attenta. Che... sembra particolare. Ok, che cosa sta facendo? Sta facendo cadere tutto, vero? Piano. Ok, vado. Attenta, attenta, attenta. Okay, facciamo che questo non lo prendo, mi sembra troppo complicato. Allora... cerchiamo altre cose. Ok. Una scatola. Ok, prendiamola. Bene. Ok. Chi è? Una mano? Ciao. Francesca? Sei tu? Questo lo prendo io. No, lo prendo io. Cosa di duro? No. Io cosa? Peloso! Questo lo prendiamo. Scatole. Oddio. Che cos'è? Sento qualcosa di... prendiamolo. Charlotte, hai intenzione di partire? Perché? Hai preso due volumi di inglese, dizionario. No, no, assolutamente no. Scherzo, non li voglio. Dov'è? Sì, bravissima. Ciao. Bene, sparisco. Qui mi sembra che ci siano tante cosine. Tante cosine. Questo zainetto. Dimmi che è un'agenda, ti prego. Yes!
seduta. Dimmi che è un'agenda. È un'agenda, bene, la prendo. Perché mi serve un'agenda nuova, quindi se prendo anche cose utili con questa sfida, perché non voglio perdere e se devo spendere un sacco di soldi, almeno so di averli spesi per cose utili. Hai ancora voglia di cantare? Perché mi dici così? Che cosa significa cantare? Che cosa ho preso? Qualcosa di morbido. Ci sto. Carta. Che rumore! Che figata! Prendo questo. Hai voglia di far festa? Festa? Che senso? Vedrai. Che cos'è? Te l'ho detto che hai voglia di cantare. In che senso? Sono già le 8. Calma, tu mio. Ma ci vedi che ho trovato il mio microfono? Pane burro? Pane burro? Perché? Mi è venuta un'idea. Ma se facessimo il balletto di pane e burro e chi lo fa meglio vince, che alla fine della sfida alla cassa può togliere due oggetti a suo piacimento che non gli piacciono? Sarebbe grandioso. Bene, allora più avanti, più avanti. Dove ci mettiamo per più avanti, più avanti. Pronte? Oh, Charlotte. Se mi sciolgo ti mangio come il pane col burro. Per non fare il ghiacciolo stagliamoci un po' come fossimo a luglio. Lascia fare. Difficile con la fenda. Allora, chi ha vinto? Chi ha vinto? Cameraman. Allora Charlotte, non vale, te sei troppo abituata. Ha vinto lei. Ma questo è ingiusto. No ragazzi, facciamo così, che decidete voi nei commenti chi ha ballato meglio, perché questa è discriminazione. No dai. No, quindi adesso giù nei commenti voi date Charlotte o Francesca. Bene, riniziamo la sfida perché io sono in vena. Anzi, fermiamoci qua. Non possiamo più prendere niente. Per questo negozio abbiamo finito di comprare le cose, adesso andiamo alla cassa e vediamo chi ha vinto questa sfida. Togli la benda. Ah! È arrivato il momento del verdetto finale, facciamo il mio conto e poi il suo e vediamo chi ha speso di più e chi ha perso. Salve. Ciao, buonasera. Allora, 164,50. Ok, bene. Può fare anche il suo conto? Certo. Io spero vivamente che abbia speso più di me. 188,20. Puoi togliere due cose però. Cosa togli? Direi qualcosa di grande. No, togli qualcosa di piccolo. Ma no, è di vincere. Non costoso. Credo questo vaso. Ok. E come si fa l'oggetto? Vabbè, una candela. Ok, bene. Spende. Quanto spende adesso? Quindi vieni 142,90. Ho vinto te! Ho vinto! Ok, questo significa che devo pagare io? Devo pagare tutto il conto io. Sono tipo 300 euro di cose. Ok, pago. Ti tocca. Esatto. Per te. Ho speso 300 euro, ma per le mie fan questo ed altro. Ragazzi, mi raccomando, imparate il balletto, pane e burro come lei se volete vincere una sfida con me. Eccoci qua con tutte le cose che abbiamo comprato. Ora andiamo nel prossimo negozio, sperando che non pago di nuovo io. Mua. Vedremo, vedremo. Andiamo. Ragazzi, guardate la mia fan cosa ha trovato. Queste due collanine uguali, che adesso andiamo a mettere, vediamo come ci stanno. Che cosa c'è scritto? Credo... Big... Best friend! Best friend! Guardate! Wow! Quindi da oggi sarai la mia best friend. Ok, siamo pronte con la benda per il prossimo negozio e vedremo chi questa volta dovrà pagare. E facciamo che dobbiamo prendere almeno due capi. E li proveremo. E li proveremo. Vediamo. Ok. Ti piace cameraman? Sì. Questo sembra, allora, ha un tessuto molto, come dire, tipo tulle, tipo elegante, giusto? Yes. Ok, puoi dirmi di che colore è? No, vero? No. Dai! Ma ti piacerà? Non dirmi che è celeste. No.
Qua c'è il glitter. Ok, bene. Voglio prendere anche questo, poi scegliamo insieme. Io adesso ne prendo un pochini e poi vediamo insieme quale scegliere. Qualcosa di... Ok, no. Questo si sta. Questo. Sì, ok, abbastanza lungo. Chi? Francesca. Charlotte. Francesca, che vestito hai preso? Fammi un po' sentire. Sentiamo. Glitter. Sì, glitter. Sono bellissimi. Vincerò io. Ragazzi, facciamo così, che dopo votate anche chi ha il vestito più bello, ok? Bene. Ok, no. Il tavolo no. Vediamo, qua c'è dei vestiti. Ok, poi qui c'è una gonna. Qui è un'altra gonna. Non lo so, aspetta. Aiuto. Questo sembra una tutina fatta a pantaloni. Sì, esatto. Sto cercando qualcosa del genere io, quindi sarà assolutamente quello che prendo. Ragazze, vi vedo un po' di difficoltà. Glitter! Ti accompagno ai camerini? Allora, avevo bisogno di un consiglio. È più bello questo qui o questo qui? Questo qui. Questo? Sì. Mi sta meglio? Secondo me sì. Ok, allora mi fido. Glielo posso lasciare a lei? Certo. Grazie mille. I camerini mi può portare? Grazie, ti accompagno. Grazie. Vieni. Grazie. Ok. Tesoro, che faccio per te? Vorrei un top, una maglia. Una maglia? Da abbinare con i miei glitter. Con i tuoi glitter? Sì. Allora ti do lui. Eccolo. Sì, grazie. Mi sta bene? Sì. Abbinati? Benissimo, certo. Ti accompagno al camerino. Vieni. Grazie mille. Vai. Allora, Francesca, sei pronta? Prontissima. Sei pronta? Facciamo la sfilata insieme? Ok, ti preparati perché abbiamo scelto, mi sa, delle cose sbagliate. Mi sa anche a me. Sono un po' grandi. Sì. Ok, bene. 3, 2, 1. Ta-da! Col mio tacco troppo grande anche quello. Ok, bene. Direi di fare la sfilata. Sei pronta? Vai. Sì, con i nostri bei outfit. Aiuto! Basta, bene. Direi di passare ai prossimi outfit. Questi li dobbiamo comprare per forza, perché ormai li abbiamo scelti. Però speriamo che gli altri siano meglio, vero? Speriamo. Ok. Francesca, sei pronta col secondo outfit? Bravissima. Bene, sfilata tra 3, 2, 1. Let's go, andiamo. Facciamo vedere il nostro magnifico outfit. Che bello. Mi piace un sacco. Bene, votate chi ha vinto queste sfide di bellezza. Però adesso manca la sfida più importante, quella per pagare. Rechiamoci subito alla cassa e vediamo chi ha vinto. A dopo. Possiamo sapere il conto? Certo. Grazie. Allora, te spendi 219 e te 505. Ha vinto di nuovo lei. Mi hai fatto spendere tutti i soldi! I miei genitori penso che... Ma non lo so cosa succederà appena arriverò a casa. È la sfida! Però sei la mia fan, quindi devo farlo per forza. Ok, bene, pago. Vieni. Ma chi me l'ha fatto fare questa sfida? Perché hai ballato bene in quel TikTok? Grazie. Ecco a voi, ragazze. Grazie. Grazie, buon divertimento. Grazie. Pane burro? Certo. Ok. Sei pronta? Vai. Se mi sciolgo ti mangio, come il pane col burro. Devi non fare il ghiacciolo, stagliamoci un po' per il prossimo luglio. Lascia fare a un mare. Ma questa volta hai ballato verso te. Ho vinto questo. Andiamo a casa. Ciao ragazzi. Se mi sciolgo ti mangio, come il pane col burro. Devi non fare il ghiacciolo, stagliamoci un po' per il prossimo luglio.
nostro amore è come un sito streaming. A volte prende, a volte no. Come una